Bentornati sul nostro canale. Circa una settimana fa abbiamo acquistato la nuova Fido M1 Pro dal sito Banggood ed essendo spedita da magazzino europeo è arrivata in pochissimo tempo. L'abbiamo acquistata sfruttando uno dei coupon che potete trovare sul nostro sito, vi lasciamo il link in descrizione. Si tratta di una bicicletta elettrica Fat Bike, pieghevole con motore da 500 W, che promette tanta potenza e molto comfort di guida. Il pacco pesa poco più di 25 kg, che sarebbe il peso della bici più gli accessori in dotazione. La Fido M1 Pro è arrivata in perfette condizioni, grazie anche ad un imballaggio di tutto rispetto. Nella confezione troviamo ovviamente il sellino, un adattatore per presa cinese che a noi però non serve, un set di chiavi a brugola per i settaggi della bici, il mozzo per il montaggio della ruota anteriore e l'immancabile caricabatteria, con manuale di utilizzo in inglese. La Fido M1 Pro ha una batteria da 12,8 A per 48 V e richiede circa 7 ore per la ricarica completa tramite il suo caricabatterie. Il suo motore brushless da 500 W può spingere questa bicicletta a circa 40 km orari. Le ruote sono la caratteristica principale di questa bicicletta, infatti abbiamo dei cerchi da 20 pollici con dei copertoni Fat da 4 pollici. Ruote così larghe garantiscono un ottimo comfort, riuscendo ad ammortizzare le asperità del terreno. La Fido M1 Pro arriva quasi del tutto montata. Le uniche parti da montare sono la ruota anteriore e il manubrio. Ad aumentare il comfort di questa bicicletta ci pensano anche gli ammortizzatori sia anteriori che posteriori. Il sistema frenante è a disco su entrambe le ruote. La forcella da 55 mm è regolabile, così come anche lo shock absorber montato sulla ruota posteriore. Tutte le parti mobili della bicicletta sono bloccate con delle fascette per evitare che si rompano o si rovinino all'interno della confezione. Essendo una bicicletta pieghevole, ha il canotto del manubrio che si può ripiegare su se stesso. Il montaggio del manubrio si effettua in pochissimi passaggi. Il montaggio della ruota anteriore deve essere effettuato tenendo conto che il disco deve entrare in maniera corretta all'interno della pinza del freno. Conviene sempre mettere un po' di grasso sul mozzo. L'ultimo passaggio è il montaggio del sellino. Il canotto è abbastanza lungo e permette di regolarlo per qualsiasi altezza. Sotto la sella abbiamo un elemento catarifrangente, molto utile soprattutto se si va in giro di notte o in casi di scarsa visibilità. Entrambi i pedali arrivano richiusi su se stessi, ma basta un clic per rimetterli al loro posto.
Il cambio Shimano a 7 velocità consente di affrontare qualsiasi tipo di pendenza, anche senza l'utilizzo del motore elettrico. La luce anteriore a LED, anche se non è potentissima, permette tranquillamente di andare in giro anche di notte. La chiave va inserita sotto la canna principale della bicicletta. Una volta in sede va girata per attivare la batteria, ma non c'è alcun pericolo che vada persa per chi rimane ben bloccata nella sua posizione. Il computer di bordo è quello classico delle biciclette Fido, ti dà la possibilità di scegliere tra tre livelli di assistenza e tutti i dettagli da trip computer. La Fido M1 Pro arriva con un limitatore di velocità a 25 km/h, quelli consentiti dalla legge italiana. Ma come sempre, grazie a una semplice procedura, possiamo rimuovere questo limite. La prima impressione che abbiamo avuto è quella di una bicicletta di qualità, ben costruita e realizzata. Nei prossimi giorni vedremo come si comporta su strada.